Alle propaggini di questo mondo alieno, qui in Florida, un vagabondo dell'oceano sta spuntando dalla sabbia. Queste piccole tartarughe marine impiegano anche 3 giorni per emergere dal nido, sepolto nella sabbia a 60 centimetri di profondità. 80 milioni di anni di evoluzione hanno fatto della tartaruga marina un abile navigatore di correnti oceaniche. Non sono più grandi della mano di un bambino, eppure dovranno affrontare un lungo e pericoloso viaggio di 10 anni intorno al mondo. Mentre arrancano sulla spiaggia, hanno già cominciato a percepire il campo magnetico terrestre con la loro bussola interna. Solo una su 1000 arriverà all'età adulta e, seguendo le correnti, tornerà su questa spiaggia per riprodursi, compiendo una delle più straordinarie odissee della natura. Questa è la storia di una piccola tartaruga marina e del suo viaggio nel mondo delle forme di vita fluttuanti. Come un giocattolo meccanico, la piccola tartaruga nuota senza sosta. Le onde le indicano quale direzione prendere per allontanarsi dalla spiaggia e dai predatori che infestano i bassi fondali. Quando avverte il pericolo, ritira gli arti e galleggia in superficie. Ora la tartaruga sembra uno dei tanti detriti alla deriva. Lo squalo non la vede e si allontana. Mentre nuota verso la salvezza delle acque profonde, la tartaruga incontra le altre creature del mare. Ogni roccia o ammasso di alghe è la dimora di una specie diversa. Le acque costiere sono il fertile terreno di riproduzione delle specie oceaniche. Ogni anno in Florida nascono fino a 5 milioni di tartarughe marine. Ma fra altri animali marini, una singola femmina può produrre 500 milioni di piccoli. Le uova di questo riccio di mare e la nuvola di sperma del maschio si fondono in una danza della fertilità sul fondo dell'oceano. Miliardi di uova e larve prodotte lungo le coste vengono trascinati nell'oceano dalle correnti. La maggior parte di esse costituirà nutrimento per altre specie. Abbandonare i propri piccoli alla deriva può non sembrare un fulgido esempio di cura parentale, ma è funzionale alla sopravvivenza della specie. Permette di popolare nuove zone e favorisce lo scambio genetico. Per tutta la notte l'istinto spinge la piccola tartaruga a nuotare senza sosta.
Sotto di lei, sulla piattaforma continentale, il proliferare di nuove vite è altrettanto incessante. Con i suoi pleopodi che agiscono come un mantice, l'aragosta spinge i suoi 700.000 piccoli nel mare. È una tempesta di vita. La forma appiattita delle larve di aragosta è funzionale alla vita nomade. Permette loro di fluttuare come fiocchi di neve. Dopo 36 ore di nuoto incessante, la piccola tartaruga comincia a sentire la fatica. A 30 miglia al largo delle coste della Florida raggiunge le propaggini della corrente del Golfo e trova riparo tra i banchi di sargassi. Questa pianta trascorre la vita fluttuando in mare aperto, sostenendosi a galla grazie a piccole vesciche d'aria. Nella piatta immensità di questo mondo, i sargassi sembrano il paradiso. Vi trovano rifugio creature di ogni tipo. Per la prima volta nella sua vita, la tartaruga può riposare. Ma l'immobilità di questa scena è solo apparente. I venti hanno ammassato i sargassi lungo il bordo di una delle più poderose correnti oceaniche del pianeta, la corrente del Golfo. Guardando dallo spazio, si vedono le nubi che si inseguono al ritmo dei venti periodici costanti. Questi venti e il movimento di rotazione del pianeta generano le grandi correnti oceaniche. La tartaruga viaggerà per anni lungo il circuito denominato ciclo nordatlantico. Il suo viaggio, iniziato nelle calde acque della Florida, la porterà a nord, oltre Capo Cod. Le immagini del satellite ci mostrano come la corrente del Golfo sia un carosello vivente che trascina con sé un brodo di vita umana. I bordi delle correnti sono le grandi stazioni di rifornimento del mare. Piante e animali fluttuanti ne rimangono catturati e ogni specie costituisce nutrimento per altre specie. Per un animale affamato è un'oasi nel deserto. I sargassi diventano un sostegno per le lepadi, che raccolgono particelle di cibo dal plancton. Il brodo vivente composto da piante e animali in prevalenza microscopici. Persino gli animali più casalinghi riescono ad adattarsi al viaggio se in stato di larva. Questa splendida creatura, con i lobi che sembrano ali di farfalla, è una chiocciola. Alcune larve di chiocciola usano arti simili a tentacoli per nutrirsi ed evitare di colare a fondo. Rimangono in questo stadio per mesi, fino a quando non approdano in un ambiente favorevole. Durante il viaggio bisogna mantenersi leggeri. Se guardate con attenzione, potrete vedere la spirale di una chiocciola trasparente.
hanno movimenti così aggraziati che quasi ci si dimentica che la corrente del Golfo le sta trascinando a una velocità di 150 km al giorno. Larve microscopiche nate in Florida possono approdare sulle coste dell'Africa. E dall'Africa le generazioni seguenti possono tornare in America. Durante il viaggio il cibo è assicurato. Gli animali si mangiano tra loro. I sargassi forniscono un rifugio, ma tra essi si annida la morte, che può assumere infinite forme, anche quelle apparentemente più innocue. L'ippocampo ha un aspetto mite, simile a una pianta, ma rimane un vorace predatore, perennemente in agguato. Con uno scatto repentino afferra la sua preda. Poi si annida di nuovo tra i sargassi per evitare di essere a sua volta divorato. È la catena alimentare della natura, un gioco feroce di agguato e difesa. Gli idroidi, piccoli animali dall'aspetto simile a felci, si cibano di plancton microscopico. Le lumache di mare mangiano gli idroidi. La lumaca di mare si è mimetizzata, ma non inganna un predatore. Ma la lumaca dispone anche di difese chimiche. Il pesce preferisce rinunciare. Ma non si avvede di un'altra creatura, anch'essa mimetizzata. Ed è la sua fine. Se questo banco di alghe sembra sufficientemente innocuo, guardate meglio. Un incauto pesce spera di trovare qui qualche idroide e si trova a fissare un occhio maligno. Il pesce sargasso, un pesciolino di 10 centimetri, è il lupo cattivo di questo mondo fluttuante. La sua mimetizzazione è perfetta, non solo ha lo stesso colore dei sargassi, ma con le sue piccole macchie bianche imita persino le larve e gli idroidi che vi crescono. Le pinne pettorali si sono evolute in appendici prensili, perfette per arrampicarsi tra la vegetazione. È in grado di divorare prede della stessa taglia ed è possibile vedere le vittime e dibattersi nel suo ventre prima di morire. La piccola tartaruga nuota proprio sotto di lui. Ma il pesce sargasso la lascia andare.
Ma questa affamata corifene non sarà altrettanto magnanima. È un grosso pesce molto veloce e può mangiare qualsiasi specie viva tra i sargassi. La tartaruga si affretta a nascondersi. Ora si immerge nelle acque profonde. Oltre ai sargassi, le forme di vita più numerose in mare aperto sono le meduse. Per la tartaruga marina rappresentano la principale fonte di cibo durante il viaggio. Una medusa è costituita per oltre il 95% di acqua, ma la sottile membrana di tessuto vivente è comunque un nutrimento. La scienza ancora non sa spiegare come un qualsiasi animale possa sopravvivere qui. L'uomo ha chiamato Terra questo pianeta e lo considera suo, ma sono gli oceani così vasti e così profondi a costituire il 99% dello spazio abitabile. Persino per gli oceanografi il mare aperto è un mondo alieno, affascinante ma ancora sconosciuto. Ogni creatura delle correnti oceaniche ha la sua storia da raccontare riguardo all'adattamento alla vita in mare aperto. Con l'attrezzatura subacquea i ricercatori possono esplorare solo gli strati superiori dell'oceano. Sono legati a una fune di sicurezza, come astronauti nello spazio. In questo punto la costa è distante 500 miglia. Richard Harbison e Larry Madden sono tra i pochissimi ricercatori che studiano il comportamento delle forme di vita fluttuanti nel loro ambiente naturale. Le bombole permettono 25 minuti di autonomia. Appena il tempo per uno sguardo fugace. Harbison e Madden studiano in particolare queste creature di straordinaria delicatezza, note come meduse planctoniche. Questo mondo sottomarino cambia di ora in ora. Molte creature rifuggono la luce del giorno e i ricercatori devono immergersi anche di notte. Protetto dall'oscurità, un intero mondo di creature emerge dal fondo dell'oceano. È la più grande migrazione di animali del pianeta e avviene ogni notte. Questa lumaca di mare fa parte dell'incredibile moltitudine di specie che salgono in superficie per nutrirsi. Thank you.
La medusa è un esempio di adattamento particolarmente ingegnoso. In mare aperto non ci sono superfici rigide contro le quali urtare, quindi non c'è bisogno di una struttura corporea robusta. La forma gelatinosa le permette la stessa galleggiabilità dell'acqua che la circonda. Si è evoluta per la vita nel mare, diventando essa stessa acqua di mare organizzata. Le creature più piccole vengono a nutrirsi delle piante microscopiche che durante il giorno sono cresciute sotto il sole. Gli animali più grandi vengono a mangiare gli animali più piccoli. La grande catena alimentare dell'oceano comincia qui e tutto il resto dipende da questo. Questo mostro gelatinoso è un killer implacabile di piccoli crostacei. Agitando gli arti spaventa le sue vittime, che fuggendo finiscono dritte nei lobi dalla forma alata presenti ad ognuna delle estremità. Impossibile resistere al fascino ipnotico di queste spettrali creature che avanzano fluttuando nella corrente. Se ne può vedere il cuore battere attraverso il corpo trasparente. Il loro apparato boccale ha la forma delicata di un giglio. Plasmata dalle condizioni di vita nell'oceano, non ha più nulla in comune con la lumaca che noi conosciamo. Volgiamo lo sguardo ed ecco una catena di salpe che si sta nutrendo di piccole alghe. Questo organismo è in grado di riprodursi con straordinaria velocità per sfruttare immediatamente ogni nuova fonte di cibo. I nuovi nati spuntano uno dopo l'altro come una catena di pupazzi di carta. La forma gelatinosa permette di raggiungere una straordinaria efficienza nell'approvvigionamento del cibo. Questo sifonoforo è in grado di estendere lunghi tentacoli a forma di lenza che terminano con un'esca a forma di crostaceo. In mezzo all'oceano, con il fondo del mare a chilometri di profondità e nessun'altra superficie su cui aderire, le meduse sono l'unica nicchia per le altre specie di vita. Il corpo di un animale può diventare l'intero mondo per un altro. Un crostaceo deposita i suoi piccoli su un octenoforo. Crescendo, i piccoli divoreranno la loro ospite. I crostacei mangiano le meduse e le meduse mangiano i crostacei. Un banchetto dove è difficile distinguere il pasto dal commensale. Le meduse mangiano anche altre meduse. Le meduse planctoniche hanno persino il loro feroce squalo bianco. La beroe, lunga appena 7 cm, è una medusa con mandibole. La sua bocca presenta file di uncini affilati, del tutto simili a denti. Beroe afferra la sua preda, poi si espande per fagocitarla. L'elasticità è un altro grande vantaggio della forma gelatinosa.
Se con l'attrezzatura subacquea le ricerche sono limitate agli strati superiori dell'oceano, con questo sommergibile un oceanografo può scendere fino a 5.000 metri di profondità, dove il mondo delle creature fluttuanti diventa assolutamente fantastico. Edith Wither studia le creature che vivono nelle correnti di profondità. Il suo pilota manovra con abilità i sofisticati strumenti scientifici per la raccolta di campioni. Forse saranno i primi esseri umani a vedere creature sconosciute che vivono da milioni di anni in fondo al mare. Esseri strani e meravigliosi. La spirale di un sifonoforo si staglia nell'oscurità, come una galassia. In questo modo l'animale amplia lo spazio alla portata dei suoi tentacoli. Un ctenoforo, scoperto di recente, della grandezza di un pallone da football. È stato chiamato Gigante Rosso. Questo pesce non è malato. È solo che nelle tenebre, dove non esiste né sopra né sotto, ogni cosa si comporta in maniera diversa. Come questo calamaro sospeso nell'immobilità. O quest'altro, che ha sviluppato un corpo gelatinoso trasparente. Qua giù tutte le regole sono cambiate. Gli scienziati ammettono con franchezza di non conoscere praticamente nulla della maggior parte di queste creature. Questo polpo di profondità, scoperto di recente, è stato soprannominato Dumbo. Edith Wither è un'esperta in bioluminescenza, la capacità di alcune creature di comunicare producendo luce. Per studiare questo fenomeno, osserva il comportamento degli animali bioluminescenti che compaiono sullo schermo. Per questo è necessario spegnere le luci interne e usare speciali telecamere. All'improvviso, l'oscurità degli abissi esplode in un turbinio di luci fluttuanti. Un cetriolo di mare, dall'aspetto bizzarro, un attimo prima che tocchi lo schermo. Poi accende la sua luce e rotola via illeso. Praticamente ogni animale degli abissi comunica attraverso la bioluminescenza. Se pensiamo all'abbondanza di forme di vita negli oceani, questa è probabilmente la forma di comunicazione più diffusa del pianeta.
volte il riverbero della bioluminescenza è così forte da illuminare gli strumenti all'interno del sommergibile. Se attaccati, alcuni animali cercano di confondere i predatori con un'incandescenza repentina, come un flash in piena faccia. Altri illuminano il predatore, nella speranza che un animale più grosso accorra per mangiarselo. Qualcuno usa la luce come richiamo per attirare le prede o attrarre una compagna. In questo mondo di tenebre, il linguaggio luminoso è così importante che il più tremulo bagliore di un attimo può significare la vita o la morte. La bioluminescenza è un fenomeno ancora in gran parte sconosciuto, soprattutto per le difficoltà della ricerca oceanica. Persino il sommergibile ha un'autonomia di appena 3 ore. Ma gli orizzonti che l'oceanografia può aprire sono immensi. La chimica bioluminescente, per esempio, ha già trovato applicazioni in medicina. Sotto molti aspetti, la ricerca oceanica è come la grande avventura dei viaggi spaziali. Eppure sono molto più dettagliate le mappe della superficie di Venere che quelle dei fondali oceanici del nostro pianeta. Di recente, in un'area delle dimensioni di una stanza, i ricercatori hanno scoperto ben 460 nuove forme di vita. Chi può dire quali segreti si celano ancora in fondo all'oceano? Persino in superficie, i limiti della nostra conoscenza sono dolorosamente evidenti. Nel complesso ecosistema che si può definire la pelle dell'oceano, un altro universo di creature vive dentro e fuori dell'acqua. Con il movimento, i tentacoli velenosi della caravella portoghese si protendono in cerca di cibo. Innalzando la sua vela gonfia di gas, la caravella può muoversi con diverse angolazioni rispetto al vento. Un ottimo sistema per diffondere la specie ovunque e non solo lungo i tratti percorsi dalle correnti. La caravella portoghese è un organismo particolarmente complicato. Non è un animale singolo, non è una colonia, è una via di mezzo. Sotto la vescica di gas ha un complesso apparato composto da stomaco, tentacoli e organi riproduttivi uniti insieme. A complicare maggiormente le cose intervengono altre specie. Tra i suoi tentacoli letali vive il pesce Nomeus. Il veleno di questa medusa è più potente di quello del cobra. Ma il piccolo Nomeus, forse perché protetto da uno strato di muco o perché immune al veleno, può addirittura cibarsi della stessa medusa. Altri pesci non sono così fortunati. La caravella può estendere i suoi tentacoli fino a 15 metri e ognuno è ricoperto di cellule che secernono veleno. Talvolta il pesce Nomeus dà una mano alla medusa spingendo altri pesci verso la morte. Attivate dal pesce, le cellule del veleno eruttano filamenti armati di aculei. La vittima viene presa al laccio, immobilizzata, e in essa viene iniettato veleno paralizzante.
organi digestivi. Le bocche flessibili avanzano contorcendosi e dimenandosi come un agghiacciante mostro e si serrano sulla preda. Lentamente ingoiano il pesce e ne dissolvono la carne. Sono passati 6 mesi e la tartaruga è ormai giunta in mezzo all'oceano. Ma ha ancora tante cose da imparare. Tutta quell'attività intorno alla caravella portoghese attira la sua attenzione. Vuole solo mangiare un po' di pesce e non sembra notare la minacciosa presenza che la sovrasta. I micidiali tentacoli si allungano verso di lei. Ma è la medusa ad essere in pericolo. La tartaruga volge il suo sguardo affamato verso questa nuova e interessante possibilità. Si dice del gran coraggio dimostrato dal primo uomo che mangiò un'ostrica, ma che dire di questo pasto condito con veleno? La pelle della tartaruga è senz'altro troppo spessa per gli aculei della caravella, ma chissà cosa protegge i suoi occhi e la sua bocca. Ben presto la tartaruga si allontana in cerca di un pasto un po' più allettante. Delle creature che vivono nel mondo sospeso tra aria e acqua, una delle più strane è il glauco, un nudibranco fluttuante. Questa lumaca di mare capovolta ingoia bolle d'aria per sostenersi in superficie. Con le sue appendici aguzze si aggrappa a qualsiasi cosa contro la quale abbia avuto la fortuna di andare a sbattere. Ma ciò che più ambisce sono i micidiali tentacoli della caravella. Il glauco ricopre di muco l'apparato boccale per proteggersi dal veleno. Le cellule di veleno più piccole vengono digerite, ma le più grosse e potenti rimangono intatte. Incredibilmente, passano direttamente alle estremità del nudibranco, che le usa per difendersi. Per queste creature di superficie, i pericoli non vengono solo dai predatori. Si sta preparando un temporale. La superficie dell'oceano è un mondo estremamente instabile. Queste creature un momento sono arse dal sole e dal vento, un momento dopo sono squassate dalle onde provocate da un temporale. Quando il temporale si allontana, una pioggia gelida le trafigge e diluisce il mondo salato in cui vivono. Eppure, a vederle, sembrano leggiadre e delicate. Questa chiocciola costruisce una fragile zattera di bollicine d'aria tenute insieme da una pellicola di muco e vi si aggrappa con tutte le sue forze. Se la lasciasse andare, colerebbe in fondo all'abisso. La zattera sostiene anche i suoi piccoli, racchiusi in queste capsule. È una culla galleggiante su un mondo ostile. Quando ha finito di deporre le uova, la lumaca costruisce per sé una nuova zattera e lascia andare i suoi 50.000 piccoli alla deriva.
le correnti di superficie trasportano anche detriti di ogni tipo. Da sempre le correnti sono un mezzo di diffusione per le piante. Una noce di cocco dei Caraibi può mettere radici a migliaia di chilometri di distanza. Questi detriti attirano i pesci che vi trovano rifugio. Una cassa vuota può diventare un piccolo ma completo ecosistema dove i pesci depositano le uova e trovano il loro cibo. Ma col tempo i rifiuti che l'uomo ha gettato in mare sono diventati montagne. È stato calcolato che le navi che solcano gli oceani gettano in mare 13 tonnellate di rifiuti al minuto. Un recente trattato regola la materia, ma è ancora scarsamente rispettato. Qualsiasi cosa venga gettata in mare viene catturata dalle correnti e si accumula proprio dove la vita marina è più rigogliosa. Le incrostazioni animali sui detriti risvegliano la fame della tartaruga. Per lei qualsiasi oggetto galleggiante significa cibo. Fino a qualche anno fa, una tartaruga poteva mangiare qualsiasi cosa incontrasse. Niente nella sua storia evolutiva l'ha preparata a questa micidiale profusione di scelta. Per lei non c'è alcuna differenza tra i resti di un pallone da spiaggia e una medusa. Ma un frammento di plastica può soffocarla fino alla morte. Se ingerito può provocare un blocco intestinale e la morte per fame. Questa volta la tartaruga non riesce a strappare un boccone, ma quante altre volte rischierà di non essere altrettanto fortunata? La stragrande maggioranza delle tartarughe marine trovate morte aveva della plastica negli intestini. Anche milioni di uccelli marini muoiono ogni anno a causa dei rifiuti. Come questa sula rimasta impigliata in una lenza gettata in mare da qualche pescatore della domenica. Ogni anno i pescherecci perdono in mare migliaia di chilometri di reti. Non c'è alcun modo per una tartaruga di riconoscere questo nuovo pericolo, se non quando è troppo tardi. Tartaruga è sopravvissuta al primo anno di vita, ma nel lungo viaggio che la riporterà in Florida per deporre le uova dovrà affrontare un'altra minaccia, la più insidiosa. Tutte queste creature stanno assorbendo gli scarichi chimici presenti in acqua. Anche il plankton subisce lo stesso destino. Potranno sembrare creature insignificanti, ma queste forme di vita contribuiscono alla formazione delle nubi. È persino possibile che aiutino a regolare il clima del nostro pianeta. Queste piante e animali microscopici vivono da sempre al limite della sopravvivenza. Ora devono anche assorbire metalli pesanti, scarichi fognari, pesticidi e idrocarburi. Il
Il plancton è alla base della catena alimentare e ogni specie marina dipende da esso. Se per nostra incuria dovesse scomparire questa marea di vita fluttuante, potrebbe essere in pericolo l'intero oceano? Quali sarebbero le conseguenze per le nostre risorse alimentari, per la stessa aria che respiriamo? Nessuno ha ancora trovato il tempo di esplorare il mondo della tartaruga per dare una risposta a queste domande. Sarà forse perché è sempre stato più facile rivolgere la nostra immaginazione alla scoperta di nuovi mondi. Ma quando volgiamo gli occhi verso le stelle, dovremmo sempre tenere a mente questa verità. Tutte le forme di vita aliena che conosciamo, e forse tutte quelle che mai conosceremo, sono qui, sul pianeta Terra. I venti hanno ammassato i sargassi lungo il bordo di una delle più poderose correnti oceaniche del pianeta, la corrente del Golfo. Guardando dallo spazio, si vedono le nubi che si inseguono al ritmo dei venti periodici costanti. Questi venti e il movimento di rotazione del pianeta generano le grandi correnti oceaniche. La tartaruga viaggerà per anni lungo il circuito denominato ciclo nord-atlantico. Il suo viaggio, iniziato nelle calde acque della Florida, la porterà a nord, oltre Capo Cod. Le immagini del satellite ci mostrano come la corrente del Golfo sia un carosello vivente che trascina con sé un brodo di vita umana. I bordi delle correnti sono le grandi stazioni di rifornimento del mare. Piante e animali fluttuanti ne rimangono catturati e ogni specie costituisce nutrimento per altre specie. Per un animale affamato è un'oasi nel deserto. I sargassi diventano un sostegno per le lepadi, che raccolgono particelle di cibo dal plancton. Il brodo vivente composto da piante e animali in prevalenza microscopici. Persino gli animali più casalinghi riescono ad
Le uova di questo riccio di mare e la nuvola di sperma del maschio si fondono in una danza della fertilità sul fondo dell'oceano. Miliardi di uova e larve prodotte lungo le coste vengono trascinati nell'oceano dalle correnti. La maggior parte di esse costituirà nutrimento per altre specie. Abbandonare i propri piccoli alla deriva può non sembrare un fulgido esempio di cura parentale, ma è funzionale alla sopravvivenza della specie. Permette di popolare nuove zone e favorisce lo scambio genetico. Per tutta la notte l'istinto spinge la piccola tartaruga a nuotare senza sosta. Sotto di lei, sulla piattaforma continentale, il proliferare di nuove vite è altrettanto incessante. Con i suoi pleopodi che agiscono come un mantice, la ragosta spinge i suoi 700.000 piccoli nel mare. È una tempesta di vita. Alle propaggini di questo mondo alieno, qui in Florida, un vagabondo dell'oceano sta spuntando dalla sabbia. Queste piccole tartarughe marine impiegano anche 3 giorni per emergere dal nido, sepolto nella sabbia a 60 centimetri di profondità. 80 milioni di anni di evoluzione hanno fatto della tartaruga marina un abile navigatore di correnti oceaniche. Non sono più grandi della mano di un bambino, eppure dovranno affrontare un lungo e pericoloso viaggio di 10 anni intorno al mondo. Mentre arrancano sulla spiaggia, hanno già cominciato a percepire il campo magnetico terrestre con la loro bussola interna. Solo una su 1000 arriverà all'età adulta e, seguendo le correnti, tornerà su questa spiaggia per riprodursi, compiendo una delle più straordinarie odissee della natura. Questa è la storia di una piccola tartaruga marina e del suo viaggio nel mondo delle forme di vita fluttuanti. Come un giocattolo meccanico, la piccola tartaruga nuota senza sosta. Le onde le indicano quale direzione prendere per allontanarsi dalla spiaggia e dai predatori che infestano i bassi fondali. Quando avverte il pericolo, ritira gli arti e galleggia in superficie. Ora la tartaruga sembra uno dei tanti detriti alla deriva. Lo squalo non la vede e si allontana. Mentre nuota verso la salvezza delle acque profonde, la tartaruga incontra le altre creature del mare.
Ogni roccia o ammasso di alghe è la dimora di una specie diversa. Le acque costiere sono il fertile terreno di riproduzione delle specie oceaniche. Ogni anno in Florida nascono fino a 5 milioni di tartarughe marine. Ma fra altri animali marini, una singola femmina può produrre 500 milioni di piccoli. La forma appiattita delle larve di aragosta è funzionale alla vita nomade. Permette loro di fluttuare come fiocchi di neve. Dopo 36 ore di nuoto incessante, la piccola tartaruga comincia a sentire la fatica. A 30 miglia al largo delle coste della Florida, raggiunge le propaggini della corrente del Golfo e trova riparo tra i banchi di sargassi. Questa pianta trascorre la vita fluttuando in mare aperto, sostenendosi a galla grazie a piccole vesciche d'aria. Nella piatta immensità di questo mondo, i sargassi sembrano il paradiso. Vi trovano rifugio creature di ogni tipo. Per la prima volta nella sua vita, la tartaruga può riposare. Ma l'immobilità di questa scena è solo apparente.